Amici di Facebook, buongiorno. Ci sono diversi pensatori di prima grandezza che sostengono che non è sostenibile la tesi secondo cui Dio sarebbe a un tempo onnipotente e buono. O è l'uno o è l'altro. E loro sostengono questa tesi a partire dal male così massicciamente presente nell'universo e nella storia umana. Pomeriggio ci incontreremo con un professore della facoltà di teologia di Palermo, della facoltà San Giovanni Evangelista di Palermo, e con un professore dell'Università di Messina, un professore di matematica, e affronteremo questo tema nella sede dell'Ignazianum alle ore 16:30. È un'iniziativa voluta dalla Scuola di Teologia per la È un'iniziativa aperta a tutti, a quanti sono interessati a capire come mai Dio ha permesso, permette il male nel mondo, lui che è a un tempo onnipotente e buono. E ci sono in previsione delle risposte molto, molto interessanti, sia da parte dei teologi, da parte dei filosofi che da parte di matematici. Vi attendo tutti alle 16:30 questo pomeriggio presso l'Ignazianum per questo confronto, questo dibattito aperto sulla ragionevolezza del cristianesimo. Buona giornata a tutti. Buonasera, benvenuti a tutti. Pure tu ci sei, ma che piacere, Marta. Allora, siamo qui anche questa sera perché le attività qui in istituto, per grazia di Dio, sono molteplici e quindi le settimane sono piene. Siamo qui questa sera per un momento, diciamo, di riflessione seria su un tema importante, scottante, che interessa la teologia, interessa la filosofia, interessa un po' le scienze tutte. Abbiamo voluto in fase di progettazione dare un titolo a questo nostro stare insieme, Il Dio paradossale, partendo dalla pubblicazione di questo libro del dottor Rosario D'Amico, che vogliamo presentare all'interno di questo nostro contesto culturale. Ma poi come sottotitolo abbiamo scelto di dare Fede e ragioni al confronto, perché quello che forse è particolarmente interessante oggi a motivo della ricerca intellettuale, anche delle aspirazioni un po', è focalizzare questo dialogo tra fede e ragione, partendo da alcuni problemi, chiamiamoli così, teologici, comunque alcuni argomenti che interessano l'una parte e anche l'altra. Ed è quello che noi intendiamo fare questa sera, come abbiamo scelto di farlo, chiamando alcuni esperti che vi presenterò nel dettaglio strada facendo. Intanto desidero ricordare i loro nomi e anche salutarli. Padre Filippo Cucinotta, della Facoltà Teologica di Palermo, San Giovanni Evangelista, Don Nino Meli, che tutti conoscono a Messina, un salesiano, docente all'Istituto Teologico San Tommaso, e poi il professore Carfì. Perché ti sei messo da sotto? Vieni qua. Il professore Carfì dell'Università di Messina e insegna anche in America e in altri posti, come vi dirò. Ciascuno per la sua parte, quindi padre Filippo è il nostro teologo, Don Meli è il filosofo, il professore Carfì è un matematico e altro. Quindi il tema sarà affrontato da queste prospettive. E quando ho preparato un po' la scaletta di questo nostro convegno, di questo nostro simposio, sono andato chiaramente a leggere qualche pagina del libro del dottore D'Amico e ho trovato interessante quanto lui stesso individua a livello di tema importante della pubblicazione. Così scrive D'Amico: è ragionevole credere in un Dio creatore, onnipotente e infinitamente buono,
che paradossalmente è diventato uomo e vissuto ed è morto scegliendo l'infamante e feroce morte di croce? Questo è l'interrogativo che inerisce la natura di Dio, questo Dio onnipotente, questo Dio buono, questo Dio biblico, che poi viene ad essere considerato semmai da prospettive diverse, e anche il tema della incarnazione. Questo è il nostro punto di partenza. E siccome non vi vogliamo stancare, quindi in un'ora e mezza cercheremo di fare tutto, non è molto, un'ora e mezza per un problema del genere, e allora io passerei subito la parola, se il microfono mi accompagna, altrimenti usiamo l'altro, passerei la parola a padre Filippo Cucinotta. Filippo Santi Cucinotta è nato a Messina nel 1953, ancora giovanissimo, ed è sacerdote dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini della provincia religiosa di Messina. Alla Pontificia Università Gregoriana ha conseguito il dottorato in Sacra Teologia e al Pontificio Istituto Orientale il dottorato in Scienze Ecclesiastiche Orientali. È docente di Teologia Cattolica Orientale presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia ed è autore di diversi contributi scientifici relativi alla teologia ortodossa cattolico orientale e al dialogo ecumenico e interreligioso. Ecco questa breve scheda che presenta padre Filippo nelle sue linee essenziali, perché è un uomo poliedrico, certamente uno dei maggiori cultori di teologia orientale e di ecumenismo in Sicilia, e siamo nella settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, quindi la sua presenza ci richiama anche questo impegno a pregare, studiare e lavorare per l'unità dei cristiani. Passo volentieri la parola a padre Filippo. Bene. Vediamo se parte. Ok, no, grazie, non userò il microfono. Però dobbiamo spegnere la luce perché, come dicono i mistici, col buio si vede, ecco, se no funziona. Devo ringraziare l'amico, ma anche a Don Roberto Antinomelli, proprio per l'occasione di stare a Messina, la mia città, e di dialogare fra di noi messinesi. Utilizzerò una videopresentazione per rendere più veloce ciò che devo dire, perché il tempo veramente è tiranno. Beh, il problema che a noi interessa è il rapporto tra fede e ragioni, tra virgolette, quindi non la ragione, ma le ragioni, appunto, a confronto da una prospettiva teologica. Diceva l'autore del testo che bisogna trovare un motivo sensato per credere, ma il rapporto non è così immediato. Perché un motivo sensato vuol dire un motivo che deve poggiare o su un argomento di ragione, quindi accettabile, condivisibile da ogni mente, appunto, pensante, da ogni uomo pensante, oppure su un'autorità. Perché me lo dice la Bibbia? Perché me lo dice il Corano? Perché me lo dice il Bhagavad Gita, l'Upanishad, il Talmud? Quindi un'autorità indisponibile alla sola ragione, affinché si possa appunto credere. Ora, qual è il problema? Il problema è che posso trovare un motivo sensato per credere appoggiandomi esclusivamente sulla ragione, cioè sull'autorità. Se mi appoggio sull'autorità, il rischio è che il mio atto credente diventa un fideismo, un credere cieco. Può esserci anche l'altro percorso di eliminare l'autorità, quindi la fonte religiosa indisponibile, e appoggiarmi solo sulla ragione. Il rischio qual è? Il razionalismo per credere. E allora non dobbiamo cadere né nell'uno né nell'altro. Siamo a Messina, Scilla e Cariddi ci dicono che bisogna evitare i due pericoli. Però il problema qual è? Ma quale ragione? Non tutte le ragioni sono ragionevoli. Non tutte le ragioni sono aperte e sostenibili il nostro procedere. Quindi il problema è oggi quali sono i modelli di pensiero contemporaneo e come questi modelli di pensiero contemporaneo si confrontano
con la coscienza credente riflessa, cioè di un credente che si piega, si flette per avvicinarsi sempre più all'oggetto del suo indagare. Naturalmente è inevitabile che faccia una incursione per la tangente sia con l'ambito filosofico di Mary come anche di Garfield, ma è inevitabile perché non si tratta di saperi giustapposti. E iniziamo il nostro cammino chiedendoci: oggi la coscienza riflessa contemporanea che tipo di mappatura speculativa ci offre? C'è un pensiero metafisico classico che ancora sussiste, sopravvive? C'è un pensiero che ha dato forma al razionalismo scientifico? C'è l'immanentismo moderno che ha fissato il suo sguardo solo su questa realtà, perdendo il rapporto con ciò che sta in alto? C'è il nichilismo contemporaneo. Poi a sua volta dentro il razionalismo scientifico troviamo una fase positivistica dell'Ottocento, pensate a Augusto Comte e tutti gli altri autori, c'è la fase del neo-positivismo e quindi siamo alle soglie del Novecento, e poi c'è la fase del razionalismo critico che è quella contemporanea alla nostra epoca. Anche nell'immanentismo moderno abbiamo un immanentismo moderno gnosiologico e un altro invece storicistico. Certo, non possiamo affrontare tutta questa mappatura, ma qualche elemento sì, almeno i più significativi. Iniziamo dal referente privilegiato con il quale la teologia si è sempre declinata nel pensiero filosofico, cioè il pensiero metafisico. Il pensiero metafisico ha delle tesi fondamentali. Stiamo parlando fra di noi, non c'è bisogno di spiegare cosa vuol dire metafisica. Diciamo, oltre alla realtà fisica c'è qualcosa addirittura che sia più importante di quella che è la realtà fisica. Le tesi fondamentali quali sono? Fondamentalmente che è possibile all'uomo cogliere con la propria ragione l'essere e leggi strutturali ultime dell'essere. Ciò che lo posso capire partendo certamente dai fenomeni che vedo, ma posso raggiungere quello che il Kant chiamava il noumeno, partendo dai fenomeni. C'è questa perfetta corrispondenza, percorribilità. L'altra tesi fondamentale è che l'uomo può superare l'ambito dell'esperienza mondana e può giungere a conoscere l'esistenza di un essere che trascende ogni essere, ogni esistente. Quindi c'è qualcosa oltre ciò che io posso percepire come esistente, che diventa il fondamento e la spiegazione ultima del mondo. Quindi c'è qualcosa oltre da cui tutto ciò di cui faccio esperienza, compresa me stessa esistenza, proviene. Queste sono le tesi fondamentali del pensiero metafisico. Questa tranquilla coscienza, sto citando un pochettino Hegel, questa coscienza tranquilla è stata messa in crisi. Perché è stata messa in crisi? Perché la scienza moderna ha dimostrato che il mondo va in un modo diverso da come i filosofi l'avevano pensato. Pensate già allo shock che avrà un Marco Polo quando, andando oltre le classiche frontiere, vedrà che non è quel mondo popolato da mostri che si pensava nel Medioevo. E pensate allo shock di Galileo quando, superando l'idea di questo cielo, ha visto cose diverse da quelle che avrebbe dovuto vedere. L'hanno messo in carcere, poverino, e lui diceva: guardate, dicevamo, la Bibbia dice, ma nella Bibbia c'è scritto come si va in cielo, non come va il cielo. Come va il cielo me lo dice la scienza, come si va in cielo me lo dice la Bibbia. Comunque, questa crisi del mondo mondo scientifico, e c'è poi anche la crisi determinata dalla presenza di un nuovo pensiero, l'idealismo. Che cosa mi dice l'idealismo? L'idealismo mi dice che il vero primato consiste nella conoscenza dello spirito, che è più importante della conoscenza della natura. Quindi conoscere la natura sia degli esseri visibili come anche degli esseri invisibili non è sufficiente rispetto invece alla conoscenza dello spirito. Che cosa deriva da ciò? Deriva che non mi interessa il modo dei cieli, già messo in crisi dalle nuove scoperte scientifiche.
ma quello dello spirito umano che tende verso l'infinito. Però il fatto che questo spirito tenda all'infinito perché animato, abitato dall'ansia di assoluto che porta l'uomo a trascendere l'orizzonte finito, illimitato e mondano per trovare Dio in pace con la ragione e col cuore, è una esigenza dell'uomo. Ma non è che questa esigenza legittima la reale percorribilità e l'esistenza di mente oltre il mio desiderio. Di fronte a questo pensiero, il mondo credente, la teologia, come si è rapportata? In pratica, che tipo di relazionalità c'è tra questo modo di pensare e la teologia? Indubbiamente il pensiero metafisico rimane il privilegiato strumento per annunziare la fede. È il luogo ideale dove sia la fede che la ragione presuppongono l'esistenza di un altro e di un oltre, e quindi è il dialogante per eccellenza buono per la teologia. Inoltre, finché tale pensiero è presente nella nostra cultura, esso va difeso, esso va sostenuto, esso va chiarito quale preambolo, quale precomprensione privilegiata dell'annunzio di fede. Ed è con questo mondo e con questa concezione che la Chiesa ancora adesso dialoga. Fides et Ratio presuppone questo mondo, questa concezione. Nelle facoltà pontificie un professore di filosofia laureato alla statale non può insegnare. Per insegnare una pontificia facoltà teologica deve avere la laurea in filosofia rilasciata da una pontificia università, perché è fondamentale che abbia questa visione metafisica e quindi non una qualunque visione filosofica della filosofia legittima l'insegnamento di una facoltà pontificia. Andiamo avanti. La fede cristiana non vuole contrapporsi alla ragione, ma essere nel compimento, a patto però che questa ragione presupponga il pensiero metafisico. Questa è la concezione classica che ancora vive, forse sopravvive in questi ambiti. Ma se andiamo ora con il razionalismo scientifico, le cose cambiano, perché il razionalismo scientifico avrà una sua evoluzione. Vedete le tre fasi che ho evidenziato là sotto, non possiamo vederle tutte nel dettaglio, ma almeno le tesi principali. Cosa mi dice il razionalismo scientifico? Mi dice che si intende come sforzo filosofico passare dall'intenzione di comprendere l'essere trascendente, alla luce del quale comprendere l'essere esistente, verso invece la capacità di dominare l'essere. Quindi non è più la conoscenza, il comprendere, ma il dominare l'essere. Perché questi fenomeni? Perché questi avvenimenti? Perché questa concatenazione fra gli avvenimenti? E poi, nella fase positivistica, la prima, anche rozza se volete, siamo nell'Ottocento, vedete che il fenomeno religioso è un fatto culturale che viene spiegato senza alcun rimando al trascendente. È una semplice espressione e funzione della società. E l'uomo primitivo, pensate a Augusto Comte, che diceva la cultura è cresciuta esattamente come cresce l'uomo. C'è una fase fanciullesca dove il bambino crede ancora alle fiabe per spiegare i fenomeni, non li capisce, attribuisce a delle divinità più o meno benigne. Poi c'è la fase del giovane e quindi è quella filosofica che collega i fenomeni, ma poi c'è la fase adulta, quando non solo collega i fenomeni ma può intervenire, determinarli, preordinarli, trasformarli. Quindi è la fase ultima del dominio totale sull'essere e sugli esseri. Se poi andiamo a vedere la fase neopositivistica, e quindi è quella che inizia con gli anni 30 del secolo appena trascorso, anche qui si intende passare dall'assolutismo scientifico totalizzante, che era il sogno del positivismo dell'Ottocento, verso un assolutismo semantico. Cosa comporterà questo qui? Lo vedremo più avanti. Infatti, arrivando alla fase del razionalismo critico, quindi l'ultima fase,
che cosa sostiene questa ultima tappa dell'evoluzione del pensiero positivistico, che il sapere scientifico deve limitarsi all'ambito dell'essere sperimentale e verificabile. Io posso parlare solo delle cose di cui faccio esperienza. Una parola che rimanda a un'esperienza che non può essere fatta è insignificante. E il linguaggio umano ha significato solo in riferimento a tale ambito. Questo qua cosa comporterà? Che il linguaggio della metafisica è insignificante. A Soldoni, nell'Ottocento, si sono accaniti a spiegare la non esistenza di Dio. Nell'ultima fase si sono limitati a dire la parola Dio rimanda a nulla e quindi è insignificante. Sedia rimanda a quell'oggetto, tavolo rimanda a questo oggetto, ma la parola Dio a cosa rimanda? A qualcosa di cui non posso fare esperienza. Quindi se c'è o non c'è non mi interessa, è una parola vuota, non rimanda a niente. Il cristianesimo, di fronte a questa sfida così radicale che ha negato ogni forma di trascendenza, come ha reagito? Che tipo di dialogo ha tentato almeno di fare? Ecco, l'ipotesi Dio per la scienza è inutile. Non la verità dell'assoluto, ma l'unica verità che ha senso è quella limitata e sempre criticabile. E qui c'è il linguaggio falsificabile, non falsificabile, ma sono cose che non ci interessano, almeno in questo ambito. Quindi non soltanto è inutile, ma è anche possibilmente utile. Perché? Perché può contenere delle intuizioni che hanno la forza di aprire nuove piste di ricerca. A Soldoni, io appartengo ai cappuccini, non dico sono cappuccino perché alla fine della vita forse uno può dire sono cappuccino, ma appartengo ai cappuccini. Nelle nostre chiese c'era l'obbligo di costruire le statue, gli altari in legno. Il legno perché? Perché c'era un pregiudizio, era materiale povero. Ebbene, i nostri artisti, costretti da questo pregiudizio, sono riusciti a trar fuori dal legno delle forme artistiche che altri autori, altri artisti, neanche lontanamente pensavano, potendosi servire di altro materiale più facile, più malleabile, più duttile. Allora il pregiudizio ha una forza euristica, cioè ha la capacità di aprire piste di ricerca lontanamente pensabili ad altri che hanno meno pregiudizi e si rassegnano a ciò che hanno e che possono manipolare. Andiamo avanti nella nostra mappatura, arriviamo all'immanentismo moderno, stiamo finendo. L'immanentismo moderno, quello gnoseologico e quello storicista, non possiamo fare tutto, ma almeno quello gnoseologico lo possiamo sviluppare. Che cosa mi dice l'immanentismo moderno gnoseologico? Me lo faccio dire da Umberto Eco, Il nome della rosa. Già il titolo mi ha detto che non posso avere la rosa, ma soltanto il nome. E c'è un dialogo tra Adso e Guglielmo dove il maestro dice che ogni segno rimanda a un altro segno, senza che sia mai possibile uscire dal mondo dei segni. Qui parla di semiosi illimitata, per intenzionare col linguaggio una realtà extralinguistica. Io vedo soltanto dei segni, guardate la trama del libro, alla ricerca di un libro, alla fine non lo troverai, tutto andrà in cenere. È soltanto per convergenza di indizi che puoi andare avanti, ma senza la certezza di poter toccare con mano la cosa. I punti di non ritorno quali sono? I punti di non ritorno sui quali teologia, scienza, filosofia non possono non ritrovarsi problematicamente. Ho pensato a Caravaggio, prima Umberto Eco, ora Caravaggio. Guardate questo bel quadro di Narciso che si specchia in quella pozzanghera che sarà poi la sua tomba. Dico pozzanghera in modo polemico. Questo quadro lo posso dividere nettamente in due parti, ed era la concezione che si aveva nel mondo. C'era una visione in alto e una visione in basso. I colori sono stati scelti apposta. Al mondo metafisico corrispondeva il mondo fisico. L'uno investigato mi rivelava l'altro e viceversa. C'era il concetto di falso
e il contrario era quello di vero. C'era il concetto di logico e quello contrario era alogico. Una cosa è vera o è falsa. Questo modo di pensare, molto banale, molto rozzo, continua a vivere dentro di noi. La pretesa dell'uomo di poter conoscere in modo oggettivo, in modo chiaro, evidente, ciò che non conosce, soltanto riproducendo quello che già vede e allargandolo in alto o in largo, continua a vivere. Questa concezione ormai è finita, non è più possibile. Il mondo di oggi che cosa mi dice e qual è la sfida che devo affrontare? Nell'Evangelii Gaudium Papa Francesco al paragrafo 263 che cosa mi dice? Me lo dice a modo suo, però è vero. Lui lo dice in un campo totalmente diverso dall'applicazione che ne faccio. Lui lo fa sul campo etico, io lo faccio sul campo gnosiologico, ermeneutico, euristico. Il modello non è più la sfera, che non è superiore alle parti, dove ogni punto è equidistante dal centro e non vi sono differenze tra un punto e l'altro, mondo fisico e mondo metafisico. Ormai ragionare con la logica matematica intesa in questo modo, con logica filosofica intesa in questo modo, è assurdo, è un cammino che non porta da nessuna parte, perché i due mondi non sono speculari. Dirà invece Papa Francesco, il modello è il poliedro, che riflette la confluenza di tutte le parzialità che in esso mantengono la loro originalità, ma non c'è una sfera, non c'è il mondo speculare, c'è questo mondo, ed è questo mondo quello che caratterizza la nostra realtà, quella che segna il nostro essere. Questo è il destino verso il quale noi ci muoviamo, ed è con questo mondo che noi dobbiamo convivere. I principi quali sono? La irriducibilità della nozione di verità a quella di dimostrabilità. Io posso dimostrare qualcosa, ma il dimostrarlo non vuol dire che quella cosa sia vera. Se io per esempio mi trovassi qua due pagine di un libro, due pagine scritte, e mi dicono leggile, e io le leggo e tutte e due mi descrivono la descrizione che fa un poliziotto nel descrivere un cadavere che è stato di uno che è stato ammazzato, allora il poliziotto usa un linguaggio, cioè letterario, ben preciso, l'uno e l'altro. Poi mi dicono: uno viene da una pagina di Agatha Christie, l'altro dalla questura di Messina. Come faccio, leggendo i due testi a livello di sintassi e di grammatica, a capire qual è quello vero e qual è quello falso? Il testo da solo non mi dice niente. La logicità del racconto non è garanzia di verità, non mi porta a niente. Mi dice che ha senso dentro il piano grammaticale, ma tra il testo scritto e la realtà descritta non c'è nessun passaggio immediato. Un altro principio: la verità non può essere posta a conclusione di alcuna sequenza dimostrativa, ma solo all'origine. E allora qui è un fatto di scelta, di opzione. Io posso per pregiudizio avere questa impostazione, ma questo pregiudizio porta il rischio dell'affidarsi, dell'affidarmi, ma non è conclusione logica. Nessuna logica mi può costringere a credere in Dio, nessuna logica può costringere a credere al Dio di Gesù Cristo, nessuna logica. L'ultima apologetica, dove siamo arrivati? Qual è l'ultima apologetica? Dal Dio ignoto, di cui parlerà San Paolo, al Logos ignoto. Cosa vuol dire? Atti degli Apostoli, capitolo 17, 22 e 23, faccio come testimone di Genova. Allora Paolo, in piedi, in mezzo al rubato, disse: ateniesi, vedo che in tutto siete molto religiosi, passando infatti e osservando i vostri monumenti sacri, ho trovato anche un altare con l'iscrizione a un Dio ignoto. Ebbene, colui che, senza conoscerlo, voi adorate, io ve l'annunzio. Che cosa possiamo noi annunziare come teologi, come credenti, in questo mondo, con questa mappatura, non con referente scelto da me come pregiudizio, soltanto il pensiero metafisico, assolutamente. Dal Dio ignoto io passo al Logos ignoto, il pensiero. Darwin,
Einstein e il teologo che cosa hanno cercato, che cosa hanno trovato, in che cosa si può creare un minimo di contatto. Darwin e Einstein hanno cercato il logos, lambda minuscolo, con la L minuscola, questa intelligenza, questo principio razionale, dove l'hanno cercato? Rispettivamente, in un ordine impersonale che si manifesterebbe nella struttura biologica, Darwin, o matematica, Einstein, dell'universo. Tutte e due, per vie diverse, hanno presupposto l'esistenza di una logica, di un principio ordinatore. Ricordatevi in greco da caos a cosmos, c'è qualcosa. Questo è quello che ha fatto la scienza, la filosofia, quello che può raggiungere l'uomo da solo. La teologia invece, partendo dal logos, quindi dalla rivelazione, fonte indisponibile, quindi la verità come principio, afferma che quel logos impersonale e invece si è personificato e ipostatizzato in Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Fu sera, fu mattino, ho concluso. Un sottile ragionamento. Rosario D'Amico, in questo suo testo dal titolo Il Dio paradossale, dimostra come la dottrina della redenzione cristiana sia coerente con l'idea di un Dio a un tempo onnipotente e buono. Il punto di partenza del suo ragionamento è la dottrina della creazione, secondo cui l'universo è stato creato da Dio in vista di un ente capace di relazionarsi con Lui in modo libero e consapevole. Questo ente è appunto l'uomo che riproduce in sé l'immagine di Dio. L'universo che meglio rende possibile il libero autodeterminarsi dell'uomo nei confronti di Dio non è quello in cui egli si manifesta come un'evidenza assoluta, ma quello in cui si propone in modo discreto, per così dire in punta di piedi. Ora, un universo in cui tutto si svolgesse in modo assolutamente deterministico, Dio si manifesterebbe come un'evidenza matematica che non lascia l'uomo libero di autodeterminarsi di fronte a Lui. Per rispettare la libertà umana, Dio crea invece un universo determinato nel suo svolgimento da processi stocastici. Si tratta di un universo che gode di una vera e propria autonomia rispetto a Dio e che quindi ciò che capita in esso non può essere attribuito direttamente a Lui. In questo universo ci sono processi stocastici che producono eventi che fanno bene all'uomo e altri che invece lo danneggiano. Ci sono processi stocastici che si rivelano positivi per l'uomo, come quelli che hanno portato alla sua formazione, e altri invece negativi, come quelli che portano alle calamità naturali, come esempio i terremoti e ancora altro. Ma per quanto il nostro universo sia il migliore nel valorizzare la libertà umana, esso tuttavia non può offrire all'uomo una esaltazione assoluta della sua libertà e quindi del suo essere. Per questo occorre un bene che sia veramente assoluto, e questo assoluto è solo Dio, dal momento che l'universo, in quanto creato da Dio, non può per sua costituzione ontologica essere assoluto. Tutto infatti Dio può fare, eccetto creare un altro Dio che possieda i suoi stessi requisiti di assolutezza. La creazione di un altro Dio è intrinsecamente contraddittoria e quindi logicamente insostenibile. L'uomo non può quindi trovare piena realizzazione all'interno dell'universo in cui vive, dal momento che
quest'ultimo è privo di quel carattere di assolutezza che è propria solo di Dio. L'uomo si realizza in modo assoluto nella misura in cui liberamente sceglie Dio quale suo partner. E lui, il suo essere, l'essere umano, si esalta veramente in modo assoluto. Ma proprio perché assoluto, Dio non è una realtà di cui l'uomo possa disporre a suo piacimento. Sicché l'uomo può realizzare la sua esigenza di assoluto solo se Dio, in modo del tutto grazioso, per pura grazia, si propone a lui. Ora, Dio, infinitamente potente e buono, di fronte a una umanità che non può trovare all'interno dell'universo la sua piena e perfetta esaltazione e la sua libertà e quindi il suo essere, decide di intervenire personalmente, personalità, nel mondo allo scopo di esaltare in modo assoluto la libertà dell'uomo. Egli fa ciò non determinando in modo necessario gli eventi, ma rispettando il loro autonomo svolgimento dovuto al libero arbitrio degli uomini che interagisce con processi ed eventi del tutto aleatori. Proprio per questo egli si fa presente nel mondo in forma umana, provando come ogni uomo la drammaticità della vita. Così va incontro alle reazioni libere dei suoi interlocutori che in parte lo seguono e in parte lo avversano fino a processarlo, a condannarlo, a crocifiggerlo, a ucciderlo. Attraverso questi eventi del tutto aleatori, perché frutto di libere scelte umane e di circostanze anch'esse del tutto aleatorie, Dio porta a compimento la salvezza dell'uomo. La stessa risurrezione con cui si compie la salvezza dell'uomo non è un evento che si impone all'uomo in modo evidente e irresistibile, annientando così la sua libertà, ma una realtà che si lascia accogliere solo attraverso la testimonianza dei suoi seguaci, dei seguaci di Gesù, e la cui credibilità di questi seguaci non può essere valutata se non dall'esprit de finesse. L'uomo rimane così sempre libero di determinarsi di fronte all'offerta graziosa di salvezza da parte di Dio. Anche nel rifiuto di questa salvezza l'uomo esercita ancora una volta la sua libertà, anche se Dio da parte sua ha fatto tutto ciò che era necessario, possibile, per esaltare in modo assoluto la libertà dell'uomo, proponendosi come suo vero partner. In questo modo l'autore ha dimostrato che non è vero che il male presente nel mondo esclude che Dio sia un tempo onnipotente e buono. Buona giornata. Stato di natura. Come ha già spiegato benissimo il relatore precedente, in qualche modo Dio, giudicato esistente per assioma, con certe caratteristiche per due, dipende sempre da me, ma non solo da me, da altri eventi dello stato di natura e così via. Una successione infinita di possibilità casuali, e questo è un processo stocastico che dipende in parte dal decisore e in parte dalla natura, da tutto quello che cade. E il discorso di D'Amico si basa molto su questo. Un'altra regola. Quindi togliere il male significa togliere il creato. E se si toglie il creato e Dio è creatore, non resta solo che Dio. E quindi non esisterebbe neanche Dio, perché non ci sarebbe termine a cui contrapporlo. E questa è la mia idea. Quindi il male esiste perché Dio non lo può eliminare, se non dovrebbe eliminare il creato. E non può eliminare neanche l'uomo, perché l'uomo fa parte del suo migliore mondo possibile. Quindi, secondo me, il male, come cerco anche di dimostrare, però si dovrebbe andare nel dettaglio, dipende dal fatto che Dio, come ha sottolineato il professore Meli, non può creare un altro essere onnipotente. E questa imperfezione determina il male, i difetti del mondo, come li chiamo io. Quindi, questa è la risposta alla sua domanda.
Questo, infatti, lui non può creare Dio, allora si trova in una realtà, ed è la complessità del creato che crea la possibilità dei vari mondi. I mondi, come ha sottolineato giustamente Carl Fee, sono possibili e quindi esistono, a mio giudizio, in un contesto metareale, fuori dalla realtà. La realtà è la realtà sensibile, cioè il nostro mondo, la realtà metafisica, che è Dio stesso, a mio giudizio, e oltre a questa realtà c'è una realtà metareale, provvisoria, una sospensione del divenire storico. Allora che cosa fa Dio? Sceglie, ne deve scegliere per forza uno, perché a mio giudizio esiste una sola storia, una sola concretezza. Questo è il ragionamento. E con questo concludo, ringraziando anche il direttore della scuola che mi ha dato l'opportunità di presentare questo libro. Grazie. Ci lasciamo con tanta ricchezza, credo, e anche tante domande, tante finestre aperte, perché è chiaro, è un discorso infinito che merita ancora ulteriore discussione e chiarimento. Da parte nostra certo è stato, come dire, anche coraggioso ospitare questa iniziativa. Insomma, siamo in un istituto di teologia, sapevamo benissimo a cosa si andava incontro. E la, dove sei, Rosa? Non ti nascondi. E l'abbiamo fatto ben volentieri per la professore Cucinotta, grazie al professore Medi, grazie al professore Carfì, al nostro carissimo Rosario e a tutti voi. Buona serata. E pure ad Anna Maria, che ho rivisto con piacere. Grazie.